Stavolta trattiamo un prodotto molto molto interessante per noi motociclisti. Parliamo di gomme. Per farlo mi avvalgo della presenza di Lorenzo Racca, che è Buongiorno. l'agente di zona del marchio Metzeler. Mezzo, sì. Metzeler che fa parte del gruppo Pirelli. Esattamente. Specifichiamolo Sì, perché molti sto specifichiamo. marchio non sanno da dove viene. No, anche perché diciamo che Metzeler è forse l'unica brand nel campo motociclismo che fa solo gomme da moto. Moto e scooter, mentre tutti gli altri Ma fanno non da ieri, non da ieri, no, siamo da qualche giorno di da più. qualche giorno di più. Comunque, Metzeler con noi ha una grande storia perché è stato, noi siamo stati partner, siamo partner tuttora con la nostra moto da corsa. Con Metzeler abbiamo vinto dei campionati Due. italiani, due campionati italiani, ed è diciamo da 12 anni che siamo impegnati nello sviluppo con loro delle gomme che magari utilizziamo poi tutti i giorni anche sullo scooter, perché il brand Pirelli, il brand Metzeler nello specifico, tratta prodotti che vanno praticamente dalla bici fino alle maximoto. Fino alle maximoto, Ecco, quindi tutti i prodotti, eccetera. Bene, finali, ma sì. perché vogliamo parlare di gomme? Perché siamo qui. Intanto vorremmo spiegare, diciamo, quali sono le peculiarità che uno dovrebbe, pensare o calcolare quando pensa di cambiare un treno di gomme oppure un determinato tipo di gomma che monta sul mezzo. Per fare questo cerchiamo di spiegare più o meno come funziona. La gomma si compone di varie parti, quindi Sì. c'è la mescola, che è la parte, diciamo. Diciamo, la mescola è quella che ci permette di far aderire la gomma al suolo. In questo caso abbiamo la Wintec, che è una gomma da scooter. Non l'abbiamo portata a caso, Non l'abbiamo visto che portata a siamo casa, nel vista la momento opportuno. stagione, esattamente. Questa è la, chiamiamola gomma per le stagioni più piovose, perché non la confondiamola con una gomma da neve. Questa è una gomma che va bene nei periodi invernali, perché ha comunque una mescola che deriva dall'esperienza che il gruppo ha nelle gomme termiche per le vetture. Quindi la Certo. stessa tecnologia applicata a una gomma da scooter. Non è tanto tempo che è venuto fuori questa, diciamo, idea, No, perché queste sono quest'idea, in giro da diciamo, 2 o 3 anni, no, quant'è? no, ormai non sembra, ma sono Sì. passati gli anni. Sì, la prima Wintec è nata per i maxi scooter radiali e nasce nel 2007, poi sono arrivate con la grossa produzione nel 2008-2009, quindi ormai sono già un po' di anni. Anche se ancora non è una gomma molto conosciuta, però comunque è una gomma che ha delle caratteristiche completamente superiori a quello di una gomma normale. Questa usata sul bagnato si usava anche nelle competizioni dei maxi Sì. scooter sul bagnato, perché aveva una tenuta che va al di là di una qualsiasi gomma normale. Sia la mescola che lavora e soprattutto questi piccoli intagli che fanno da scarico dell'acqua. Quindi una mescola, comunque una mescola termoaderente. Lavora molto sulla chimica perché abbiamo una mescola che praticamente lavorando con tanto silice crea un grip chimico sull'asfalto. Quando Quindi si riscalda un po', in si qualsiasi scalda prima, situazione si scalda certo. prima e soprattutto sul bagnato ha una resa veramente È una ottimale. gomma che però, a differenza delle gomme da auto, uno può tenere anche eventualmente anche tutto l'anno, non è che Naturalmente da. sì, questa ha la stessa valenza anche in estate, eventualmente con i periodi caldi magari si usura un pochino di più, però montata nel periodo giusto Allora, non ha nessun problema. dunque, Wintec, mescola, praticamente anche in taglio e disegno dedicato, diciamo, all'inverno. Quello che compone la gomma, quindi oltre alla mescola, direi di parlare anche di struttura. Di struttura La della struttura che carcassa. praticamente è la base su cui poggia poi la mescola, e la combinazione fra mescola e struttura della gomma determina anche quello che è poi la La tenuta, la durata durata, e le caratteristiche della il gomma. consumo, la rumorosità, insomma, chiaramente va fatto tutto combinare nella maniera Esatto. corretta Tant'è proprio per che far sì che. posso dire, diciamo, che per esperienza noi abbiamo spesso provato delle gomme che variavano, diciamo, sulla stessa struttura con più mescole Esatto. e al contrario con strutture diverse con la stessa mescola, per andare a capire, diciamo, a capire dove indirizzare lo sviluppo a seconda di quello che era richiesto a quel tipo di gomma. Perché Esattamente. diciamo tutte queste cose? Perché spesso magari troviamo delle persone, degli utenti che hanno montato un determinato tipo di gomme su una moto e alla fine per cercare, non so, più grip o più durata o più tenuta, quello
che cercavano e magari si sono trovati con un altro. Hanno sbagliato prodotto, esatto. Perché molto spesso invece di affidarsi a quelli che sono i consigli del professionista che conosce quindi le gomme, conosce la moto su cui va montata, magari ci si affida a quello che si legge magari sui siti internet, esatto. Su blog, esatto. Dove non sappiamo chi ha scritto cosa. E dove non sempre magari... E poi, come in tanti altri settori, quello che va bene per me non può andare bene per te. Esatto, quindi, perché il mio tipo di guida può essere diverso dal tuo, quindi io ho bisogno di una gomma fatta ad hoc per il mio tipo di guida, per il mio stile di guida, per la mia moto. Perché faccio determinati percorsi. Perché ci permettiamo di dire anche questo? Perché sappiamo tutte e due, per esperienza, che attualmente, e non solo diciamo del marchio Mezzere Pirelli, diciamo il mercato offre veramente una ampissima varietà di prodotti, sì. Che vanno a coprire proprio tutti gli utilizzi, cioè si può diciamo non mirare per il discorso durata, però le caratteristiche della gomma le puoi trovare, la volta dopo ti puoi buttare su un prodotto simile, cioè anche un'indicazione che ti arriva dal cliente, il feedback del cliente, però sì. È mirato dall'esperienza di chi magari ti monta la gomma giusta. Sì, ecco, quindi è chiaro che al cliente va sempre chiesto prima che tipo di uso fa, certo. Che gomma ha avuto, esatto, prima, come, esatto. Si è trovato, però, in modo da indirizzarlo, ecco, nella da una parte al cliente richiediamo di informarci su quello che è l'uso, dalla parte che noi vorremmo che il cliente apprezzasse invece l'esperienza per guidarlo nella scelta. Esattamente, del prodotto giusto. Perché purtroppo molto spesso questo... Altra cosa fondamentale che spesso l'utente si trascura è proprio la manutenzione della gomma. Quindi come viene fatta la manutenzione della gomma? La manutenzione della gomma, come sull'auto, va controllato ogni mese, andrebbe controllata la pressione. Almeno ogni mese, assolutamente. Una volta al mese va controllata la pressione, perché la pressione bassa fa sì che la gomma si consumi male, si scaletti, quindi diventa rumorosa, diventa instabile e poi la moto diventa inguidabile. Poi c'è un altro problema, infatti la famosa scalettatura di cui tutti spesso i clienti si lamentano, specialmente sull'anteriore che comincia a muovere, esatto. Lo fa per natura su un mezzo a due ruote, perché purtroppo, perché? Ecco, insomma, le mani vanno tenute ben salde sul manubrio. Però cosa succede? Viaggiando con la gomma sgonfia, appoggia in terra una parte di gomma che non appoggerebbe mai. Una volta, esatto. Che andiamo a rigonfiarla, la parte che non ha appoggiato determina la differenza rispetto all'altra. Quindi non recuperiamo più la gomma. Assolutamente. Cioè non riusciamo a portare la gomma dagli 0 ai 5-10 mila chilometri che potrà durare nel modo corretto. Sì, una volta quindi che la scalettatura è partita non la fermiamo più. Esatto, esatto. Quindi cosa raccomandiamo al cliente? Di rivolgersi spesso al meccanico, al gommaio, sì, al personaggio di fiducia. A uno specialista. Esatto, quindi la manutenzione è importante. Un'altra domanda, Lorenzo. Sì. Pirelli ha tirato fuori un prodotto nuovo. Sì. Che andrà a equipaggiare Metzler, di più, sì. Largo uso. Quindi. Metzler nasce nel 2016 una nuova gomma che si chiama Road Tech 01, che è diciamo, la nuova nata della serie Road Tech, quindi gomma da strada. La vecchia si chiamava 08, questa si chiama 01 perché riparte da un'altra tecnologia, quindi una nuova carcassa, un altro concetto, nuova carcassa, nuova mescola, nuova struttura, completamente una nuova, si riparte da uno invece che da tre. E questa gomma cambia completamente, perché cambia anche il disegno, cioè è un disegno completamente nuovo per quanto riguarda la nostra storicità. È un disegno che nasce apposta per chi utilizza la moto tutto l'anno, perché nasce per le moto sport touring, per le naked, per chi usa la moto in città, quindi un disegno che privilegia la tenuta soprattutto anche sul bagnato. Anche qui lavoriamo molto con la chimica, quindi abbiamo per esempio un anteriore con delle scanalature molto più inclinate per scaricare molto bene l'acqua ed è al 100% in silice. Addirittura. Mentre abbiamo ed è un bitela, ok? Mentre abbiamo un posteriore che è un monotela bimescola con un rapporto 40-20-40, quindi la parte centrale più dura, ecco, e le parti laterali più morbide. Introduciamo questo discorso del bimescola, perché magari non tutti ce l'hanno comunque. Esattamente. Perché nel centro è utile che ci sia, praticamente non richiediamo grosse prestazioni alla gomma, salvo la durata.
Esattamente. Sui fianchi, la ovviamente. La durata e la stabilità, la perché stabilità. Essendo più rigida, esatto. Ovviamente vi dà anche una stabilità sul fianchi, dritto. Però serve più grip per serve dare, più no? Grip. E lo otteniamo. Mescola vuol dire che è una mescola differenziata nell'arco della carcassa della gomma. E questo lo otteniamo sia col discorso della mescola più morbida, sia con l'utilizzo del silice anche qui al 100%, che mi dà un grip chimico sia sull'asciutto che sul bagnato e che sugli asfalti, quelli che sono diciamo, meno abrasivi. Esatto. Quindi ci aiuta molto in questo ma conoscendo, senso. Conoscendo il modo in cui opera la Pirelli, la Metzeler in questo caso, sono assolutamente sicuro perché le prove che ci avete fatto fare negli anni sono veramente maniacali, quindi conosco l'attenzione con cui Pirelli dà i prodotti che poi alla fine vanno a tutta l'utenza che poi compra e sceglie i vostri prodotti. Altra cosa, Pirelli è impegnata tantissimo nelle competizioni. Sicuramente. Cosa deriva a Pirelli, diciamo, nel rapporto con la clientela dalle competizioni? Beh, diciamo che allora il rapporto con la clientela chiaramente questo ci permette di dare all'utente finale, no? Quindi anche a chi va in pista la domenica o chi va a farsi la giratina domenicale, gli diamo un prodotto che nasce dall'esperienza di una superbike per quanto riguarda il prodotto Pirelli. E il superbike ormai Pirelli da quanti anni? Ormai sono, credo, se non ricordo male, siamo a 5 anni consecutivi che Pirelli è fornitore ufficiale del campionato superbike. E poi abbiamo esperienze per quanto riguarda invece il prodotto Metzeler in gare tipo il Tourist Trophy, dove nasce l'ultima nata che è il Racetech RR, che nasce appunto dall'esperienza dei piloti tipo Guy Martin, il nostro pilota ufficiale, sì. nel Tourist Trophy e in gare di questo genere, quindi diciamo su quello che è il racing stradale. Quindi riusciamo a coprire tutto ciò che è il racing in giro per il mondo e questo ci permette di trasmettere questa esperienza sulle gomme poi di serie, perché la stessa gomma che usa il pilota della superbike eccetera può comprare l'utente finale in negozio da un degli specialisti come voi siete, insomma. Sono argomenti che conosco bene, lo sai, perché noi abbiamo abbiamo lavorato per giorni interi anche per riuscire a determinare quale fosse la piccola differenza in una struttura in un modo e mescola in un altro, cioè proprio per determinare effettivamente quale sarebbe stato il feeling del cliente. Certo. Tant'è che sul mercato, e questo sono contento anche, visto ci sei anche tu, Pirelli è diventata leader del settore, cioè leader del settore racing stradale da anni. Assolutamente sì. Da anni, con prodotti che sono veramente all'altezza, cioè mi rendo conto che anche nelle corse che facciamo in Supersport italiano i tempi che si fa sul giro li facciamo con gomme stradali, questo è importante, esatto. Cioè si è invertito il discorso, non è più il racing che va in strada ma è la strada che porta roba in pista. Perfetto. Perché i tempi che si fanno con Supersport, anche quest'anno siamo andati in girare sul 54, che sono tempi di assoluto rilievo, certo. E nulla, e con questo vorrei chiudere ancora una volta con un messaggio dedicato alla sicurezza, questo te lo lascio fare a te, sì. Per il discorso gomma. Allora, diciamo che come per altri prodotti, affidarsi sempre e comunque a degli specialisti che ci sanno indicare il prodotto giusto per il nostro tipo di utilizzo, privilegiare i marchi, quelli che ci danno affidabilità, ok? E senza andare a pensare che se spendo meno tanto comunque va bene uguale, anzi non è così. Tenere le gomme sempre sotto controllo, soprattutto la pressione, che è la cosa importantissima, perché una gomma sgonfia fa stare la moto instabile, quindi esatto. Il rischio di cadere è sempre dietro l'angolo, perché anche poi siamo su due ruote e quindi è molto facile che una frenata improvvisa, un pedone che ci attraversa la strada, un qualsiasi cosa, dobbiamo avere delle gomme, dei freni che ci permettano quindi di fermarci nel tempo corretto. Ecco, bene, ti ringrazio per l'intervento. Grazie a te. E grazie a tutti per l'attenzione.